One Podcast. Ruman Abdul aveva 26 anni. Ieri mattina si è svegliato presto nell'appartamento in cui viveva coi parenti in una casa popolare alla periferia di Milano. È uscito alle 6:30, alle 8 puntuale era a Trezzano sul Naviglio, al suo primo giorno di lavoro alla Crocolux. Sono passati 20 minuti e Ruman da quel lavoro è stato ucciso. Io sono Annalisa Cuzzocrea, il 26 maggio 2023, questo è Day Time della Stampa. C'è un'emergenza che non troverete nei talk show, neanche in quelli della nuova Rai sovranista che si appresta a riempire i palinsesti sul modello Rete 4. Ed è quella che riguarda i morti sul lavoro. Solo ieri, in 24 ore, ce ne sono stati 5, 3 solo in Lombardia. Il più giovane è proprio Roman, 26 anni, nato in Bangladesh, arrivato in Italia con la famiglia prosaicamente in cerca di una vita migliore, morto schiacciato da una macchina industriale che stava spostando nell'azienda Crocolux di Trezzano sul Naviglio. Al primo giorno di lavoro, dicono i proprietari cinesi dell'azienda, senza ancora un contratto, che però gli era stato promesso. E per questo Roman, che aveva venduto la frutta al mercato con lo zio, lavorato in nero nei ristoranti della zona, si era svegliato presto ieri mattina nella stessa casa dove ora Rina Begum piange disperata, perché in Italia ha perso già il marito Rashid, morto di infarto a 43 anni dopo una rissa, e ora ha perso il figlio, che non aveva contratto, assicurazione, non aveva niente, che era tornato dal Bangladesh dove si era anche sposato solo 6 mesi fa. A Ruman, appena arrivato su quel posto di lavoro, e chissà se è vero, in quell'azienda non ci sono sindacati, è stata chiesta una mano per spostare da un reparto all'altro una pesante macchina per tagliare la pelle, un'operazione per cui era stato chiamato personale di una ditta esterna. Leggo il pezzo di Andrea Siravo sulla Stampa. La sagomatrice era stata caricata e sollevata sopra un carrello elevatore, ma per cause ancora da accertare non era stata fissata in modo corretto. All'improvviso è caduta e ha travolto Ruman, che si trovava sotto. Non è morto subito, gli altri operai lo hanno sottratto al peso della macchina, hanno chiamato l'ambulanza, è arrivato l'elisoccorso, l'ha portato in ospedale, ma appena arrivato in pronto soccorso è morto. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, a carico di ignoti per ora, ma le indagini della polizia si concentrano sia sulla dinamica dell'incidente per capire se ci sono state violazioni delle norme di sicurezza, e anche poi per capire perché Ruman non era ancora stato assunto e perché era stato, nonostante questo, messo a lavorare, con quali competenze e con quali raccomandazioni. Proprio oggi sulla Stampa c'è una bellissima intervista di Fulvia Caprara, da Cannes a Ken Loach, che sulle condizioni di lavoro sempre più degradate in Gran Bretagna come da noi e quindi sempre più pericolose ha fatto dei film molto belli, e dice a Fulvia Caprara: dove non c'è più lavoro, la speranza svanisce, lasciando il posto all'alienazione. È allora che l'estrema destra ha fatto la sua comparsa in modo allarmante. Ma stamattina, oltre a parlare di lavoro, voglio parlarvi di un'altra cosa, voglio farvi sentire un'altra cosa. È la voce di un ragazzo che ieri avrebbe rubato del cibo per cani e delle cuffiette per cellulari a Livorno. Un carabiniere lo ha inseguito, lo ha messo a terra. All'improvviso arriva un altro e gli dà un calcio in faccia, poi gli piegano le braccia e le gambe talmente tanto da fargli male. E come sentite, lui dice, continua a urlare, così no, così no. Ma la cosa che forse fa ancora più male è che alla fine si sente distintamente, che dice così no, mi alzo, vengo con voi, ma così no, perché mi guardano, mi fanno le foto. Ma la gente mi guarda così, fanno le foto. Si vergogna, anche se non è lui a doversi vergognare, ma è quel carabiniere che è subito stato allontanato da Livorno e da quel luogo di lavoro, dall'arma, che dice non ha seguito i nostri principi. Così come devono vergognarsi tutti gli esponenti delle forze dell'ordine che usano i manganelli a caso, senza ragione, senza motivo. È successo il giorno prima, martedì, su Bruna, una trans a Milano, colpita in testa, al fianco, con il taser da 3 vigili urbani. È successo a Palermo, in un momento in cui non era mai successo
Il giorno ancora prima, ogni anno, nell'anniversario della morte di Giovanni Falcone, i ragazzi delle scuole raggiungono l'albero della legalità. Quest'anno però era impossibile. La politica, che aveva paura di possibili contestazioni, ha deciso che no, lì il corteo della CGIL dei ragazzi non poteva arrivare. E cos'è successo a quel corteo? Che gli agenti hanno preso a manganellate alcuni ragazzi, alcuni studenti che cercavano di avvicinarsi, a manganellate, durante un corteo pacifico contro la mafia. Non l'avete visto al TG1? Non ho dubbi e temo che vedrete sempre meno.